Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Darksiders 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata, che siamo riusciti a far spostare il cancellone e abbiamo ottenuto la falce di nostro fratello morte. E non vedo l'ora di usarla per bene questa falce. Comunque, dobbiamo proseguire da questo lato, che è la zona che si è aperta dopo che il cancello si è spostato, e vedere cosa ci aspetta. Sembra una ferrovia. No, scherzavo, sembrano delle fogne. Ok, vediamo quanti nemici ci saranno. Ehi là, pipistrellone, vediamo se... No, però posso sempre aggrapparmi e ucciderlo istantaneo. E levati. Ecco fatto. Vieni qua, che così mi riprendo almeno le orbite di vita che mi avete tolto. Oh guarda. Oh, nemici. Ah no, scherzavo. C'è un forziere. Vediamo quante anime mi darà, visto che tutte quelle che abbiamo preso finora le ho spese per la falce. Un centinaio di anime neanche. Vabbè, sempre meglio di nulla. Allora, lì c'è del ghiaccio che ad ora non possiamo distruggere. E qui, tra l'altro, c'è un pipistrello. Sono sceso proprio per ucciderlo perché mi dava fastidio. Vieni qua. Maledetto. Madonna, senta che era morto. Quella zona lì col ghiaccio è una di quelle zone che probabilmente ti devi ricordare più avanti nel gioco di tornarci, ma che, detto sinceramente, finché non ci pensi te la sarai anche dimenticata. Dirai, dov'è che ho trovato tutte le zone con del ghiaccio da rompere? Lì, lì e lì. Me ne sarò dimenticata qualcuna? Può essere. Perché succede sempre così, quando devi cercare i collezionabili o le zone che prima erano chiuse perché ti mancava il potenziamento adatto. Usiamo un po' anche la falce. Finisce sempre in questo modo. Mamma mia, la falce è un'ottima arma per uccidere tanti nemici che ti stanno attorno. Certo, la spada è fantastica come arma, però wow, cioè nel senso, la falce tira giù un sacco di colpi tutti assieme. Muorici. Sono contento di non aver speso prima 1000 per niente e aver speso tutti i 5000 insieme. Certo, avrei potuto prendere potenziamenti utili con quei con prima di quei 5000, tipo con 1000, 2000, avrei già potuto prendere roba utile. Perfetto, grazie. Un premio? No, peccato. Avrei potuto prendere roba utile come qualche runa per aumentare l'attacco della spada, buffarmi qualcosa. Ho preferito fare tutto assieme. Eccoci dall'altra parte, la scala è interrotta. La scala Head Caelum. No, non c'entra nulla, però ci stava bene. C'è... Oh, pipistrello che passa. Qui c'è qualcosa? Sì, c'è assolutamente qualcosa. E c'è anche qualche nemico che mi ha visto, sentito, però... Grazie. Artefatto soldato, benissimo. Dov'è il pipistrello? Eccolo lì. Stavolta ti vedo. Vieni, santo cielo, faccio un culo così. Dov'è? Eccolo. Prendiamo l'altro a catena. E il terzo li segue tutti. Peccato non poter fare un attacco volante con la falce. Cioè, nel senso, non volante, un attacco in caduta. No, beh, in realtà non è detto. Aspetta. No, fa solo un attacco circolare. Peccato. Avrei voluto vedere se c'era un attacco in picchiata. Allora, qui ci sono delle sfere che mi permettono di volare in alto, ma ovviamente devo trovare un modo singhiozzo per salire, quindi penso che debba entrare là dentro, insieme a questi nemici che stanno venendo a morire. Comunque, adesso come adesso, oltre al fatto che l'abbiamo appena ottenuta, la falce la dobbiamo usare
perché sennò non livella come arma. Anche contro sti zombini qua, certo, ci guadagno sicuramente poco e nulla, però sempre meglio di niente, no? Scendiamo di sotto, che mi sa che c'è Vulgrim, può essere? Quello non è il suo simbolo? Certo, anche la spada negli spazi stretti comunque è molto utile, Però, già che ci siamo, usiamole entrambe, no? Combinazione spada-falce, benissimo. Quante anime? 206? 456, ce l'hanno date 250, beh, mica male. Allora, vediamo cosa si nasconde qua dietro. Magari, ecco appunto, proprio quello che speravo. Un altro frammento di vita. Non so se ce ne mancano due o uno, però mi sa due. Mi sa che ce ne mancano due. Dai, ancora due frammenti e aumentiamo la nostra vita. Tutti sti ciondoli qua, Vulgrim. Cos'è, ti sei fatto il negozietto, il bazar? Una nuova area è stata trovata, ma va. Beccati sto artefatto, dammi 500 anime. Incrementa i danni inflitti con un'arma. Io direi di iniziare a puntare a questa. Questo potenziamento è il primo ed è proprio base, però è pur sempre un bonus d'attacco. Volendo ci sono anche delle combo che possiamo prendere, ma a sto punto io inizierei a puntare sul potenziamento più che sulla quantità di tipi di attacco. Ok, per adesso prendiamo ancora un centinaio di anime, così da almeno poterci prendere la runa d'attacco, che può sembrare una cazzata, ma almeno ci guadagniamo un bonus d'attacco. Anche base, per carità, però è pur sempre un bonus. Vediamo da questo lato cosa c'è. Un nemico. Madonna, la combinazione spada e poi falce ti permette veramente di fare delle combo incredibili. Attacco e poi falce. E poi crepaci. Miglior acquisto in assoluto. Dai, ancora una quarantina di anime. Ecco, perfetto. Una quarantina di anime e ci prendiamo il bonus. Dai, era un centinaio e passa di anime quello. Più tutti i tavoli. Beh, che porta a casa bonus. Rieccomi di nuovo qua, Vulgrim. Dammi maestro d'armi. Perfetto. Lo so. Sono una persona molto saggia. Allora, io farei che maestro d'armi lo darei alla falce per ora. E questo qui, che non so il motivo per cui si sia tolto, lo diamo alla spada. Tra l'altro, con quella runa diventa viola la spada. Con maestro d'armi diventa bianca con questo effetto tipo vento. Sono questi piccoli dettagli che ti fanno apprezzare molto di più un titolo. E ora possiamo volare sulle sfere incredibili di vento. Una e due. Ed eccoci qua. Qui c'è qualcosa? No, peccato. Forza nemici, venite a me. Chiedi nemici ed appaiono i pipistrelli. Allora, con un colpo subito, senza neanche averlo attaccato. Incredibile. Adesso concateniamo un po' di pipistrelli. Tu stai andando troppo in là. Non voglio cadere di sotto e rifarmi tutta la strada. Peccato, mi hai fatto perdere la win streak. Ma come mai posso ucciderli subito? Ma forse sarò aumentato di attacco. Allora, dovrei passare di là. Ma qui è pieno di macchine e lì c'è una cesta. E ora apparirà un nemico grosso perché mi avvicino alla cesta. Quanto ci fai? Quarto frammento mancante. Ok, ci servono 4 frammenti per aumentare la vita. Va benissimo. Dobbiamo riuscire a trovarne un altro, così aumentiamo la nostra vita. Il che, di certo, è un bene. Nemici? No? Strano. Allora, 1, 2 e vola via.
Di là non c'è nulla. Col cavolo, benissimo. Ma devo fuggire o devo attaccarlo? Non saprei. Credo che debba attaccarlo, visto che le sfere se ne sono levate. Aia, ma che stronzo. Io immagino che la macchina avrei dovuto ritirargliela indietro. No, credo proprio di no. Credo solo che io debba aspettarlo. Dai. È merda. Il target di questo gioco mi urta nell'anima. Dai. E niente. È troppo ampio il suo raggio d'attacco. Schivo sempre nelle zone sbagliate. Se voglio evitarlo devo schivare all'indietro. Niente. Troppo ampio il suo raggio d'attacco. Devo fare più attenzione. Ti giuro che dopo provo a buttargli via tutte le macchine, a vedere se succede qualcosa, se magari si sbriga ad arrivare. Dai, su. Ancora. Ti giuro che dopo te le butto via tutte. Ti butto via tutto quanto dopo. Niente, fai gli uppercut e poi ti becca di sotto. Bravissimo. Oh, un nuovo attacco. Ma che sorpresa. Ti posso buttare di sotto così la finiamo prima? A sorpresa questo nuovo attacco si sta rendendo molto più utile di quanto non sembri. Il suo nuovo attacco. Noi non abbiamo nuovi attacchi. Dai, lanciati qua. Dai, rifai il salto. Mannaggia. Ecco. Vieni punito se gli fai un attacco. Dai, fai sto salto, maledetto. Ti suono in faccia, eh. Bravo. Beh, stavolta mi ha preso un po' a culo, eh. Dai. Dai, fai sto salto. Che nervoso. Dai, fai sto salto, forza. Olè, finalmente. Oh, cazzone, mamma mia. Ci sono voluti troppi tentativi per tirarti giù. Per forza, con un'arena piccola così. Io che non faccio abbastanza danni e che non ho abbastanza vita. Santo cielo. Però, almeno, la situazione si è risolta nel migliore dei modi. Con io che prendo un bel po' di anime. Neanche troppe, però vabbè, meglio di nulla. Allora, vola. Mio mini pony. Lì c'è una sfera gialla. Chissà cosa fanno quelle sfere. Dovrei curarmi effettivamente. Allora, vieni qua. Che ho bisogno di un po' di sfere di cura. Questa è sicuramente una zona chiusa. Probabilmente il nostro obiettivo è sopra o è sotto, visto che c'è la possibilità di scendere. Però c'è un'altra cesta. Queste di sicuro non si abbandonano, dai. Se scendo ancora invece, nemici. Quella è la... come si chiama? La cesta che contiene
l'armatura degli abissi, quella che ho trovato anche l'altra volta, o sbaglio? Vieni qua, che ho bisogno di un po' di sfere gialle e anche un po' di sfere verdi in realtà. Ecco fatto. Allora, questa non mi ricordo, credo sia l'armatura, ma non vorrei dire una minchiata. No, è una chiave, ok, è la chiave che ci fa passare per la porta, benissimo. Ed eccoti qua la chiave, te, magna. Te la sei meritata quella chiave nell'occhio, te lo devo proprio dire. Che succede ora? Oh, due angeli, incredibile, allora non siete estinti. Allora qualcuno c'è ancora, dai. Di qua. Non è nulla. Uno scherzo da demoni. Pietro Ubaldi? Io so cosa ho visto. Ha ragione. Uriel. È là, dietro al fetore di questo luogo. Di chi parli? Di me? Lo si avverte. È antico. Non è della città bianca né delle profondità oscure. È perso nel mezzo. Sono io? Ho appena rubato un grifone. E anche una lancia. Guardia! Allarmi! Uccidetelo! Ho uno dei vostri grifoni che non vuole certo lasciarmi, quindi non so quanto vi convenga fronteggiarmi. Per la luce. Allora, bestia angelica, spara con R2, tieni premuto per i proiettili a ricerca. Certo che le bestie angeliche sparano all'infinito, eh? Le bestie angeliche hanno i proiettili infiniti, la cosa di certo non mi dispiace, sappilo. Potrei adottarti e chiamarti Gioffredo. Gioffredo il grifone. Anche perché sti angeli droppano un sacco di sfere, soprattutto quelle verdi. Vai Gioffredo! A parte che sei un po' lento, eh. Per essere una bestia alata gigante, sei un filino lento, fatelo dire. Però, porca troia, fai i danni, bravo Gioffredo. Era esattamente quello che speravo succedesse con la tanica di benzina. Che cazzo. La madonna, quanto danno! Se adesso mi cercano di prendere da dietro è la fine. Ok, no. Datemi un po' di sfere verdi, per favore. Un po' di sfere verdi, dai, prima ne avete droppate un sacco. Forse devo ucciderli. I demoni sono ancora vivi. E meno male, cioè nel senso, meno male il cazzo. Forse devo ucciderli con gli attacchi normali e non con quello caricato, per avere le sfere verdi. Non lo so. Però sto di nuovo per crepare. Minchia. Le truppe supreme del paradiso sono venute a cercarmi. Ah, ma posso tirarle giù queste sfere. Posso distruggerle le sfere, l'ho appena scoperto. Per fortuna che il punto di salvataggio era vicino. E almeno mi ricarico la vita, dai. Oh, certo che se ti prendo nel mirino ste sfere non ti lasciano più, eh. E dopo aver scoperto che posso distruggerle, credimi che continuerò a farlo. Santo cielo. Devo vedere se ci sono anche dei demoni. Hai voglia se ci sono.
Droppatemi un po' di sfere vita, stronzi. Oltre i cieli dell'avventura, santo cielo. Di addio al tuo scudo del cazzo. Oh, ma comunque sto grifone, certo problemi non se ne fa essere usato da noi, eh. Forse perché siamo un puzzo antico, come diceva Uriel. Però il grifone certo problemi non se ne fa ad attaccare i suoi padroni. È come la... Oh oh. È come la bacchetta di Sambuco. Quello è rosso? Chissà cosa... Ah, forse era esplosivo. Minchia, il portone. Forse è come la bacchetta di Sambuco il grifone. Non sei tu a sceglierlo e lei a sceglierti. Ora che abbiamo strappato il possesso al suo vero padrone, ci considera degni di portarla. Minchia. E dai. Targhettale un po'. È un po' difficile targhettare con sto sistema, eh. Si vede che è un sistema PS3 questo, di gioco intendo, però è comunque fatto bene. Cioè non mi voglio lamentare, però sotto alcuni versi si nota che è un sistema vecchio. Oh oh! Iniziano i casini adesso. Ho paura che il nostro amico ci crepa tra poco, eh. Mi sa che non lo terremo ancora per molto. Uno spuntone sull'ala sbagliata ed è la fine per Gioffredo. O il nemico che spara la cosa sbagliata e Gioffredo ci saluta. Ok, bravissimo Gioffredo, sono fiero di te. Oh, sta zona volante comunque sta durando un sacco. Io che pensavo sarebbe morto prima, bravo Gioffri. Ci sono delle volte in cui sembra che voli velocissimo, altre in cui sembra che veramente stai volando al minimo sindacale, Gioffre. Vabbè, finché spari i proiettili infiniti a me cambia realmente niente. Credo che questa sarà la zona dove ci saluteremo, Gioffredo. Mi sa tanto di sì, mi sa tanto una zona dove scendiamo a piedi. Ho sentito un nemico di lato. Eccoli qua, infatti. Meno male che non hai neanche un cooldown per sparare. Cioè, nel senso, cioè posso sparare all'infinito veramente. La cosa mi fa molto felice, Gioffredo. Ecco fatto. Devo cercare di colpire il più possibile con l'autolock. Devo... Questa zona praticamente è una zona gratuita di farming. Più passano i nemici piccoli, più devo ucciderne. Ho bisogno di un sacco di sfere. Dopo che ne abbiamo spese 5.000. Vabbè che siamo a 2100, 2002 dai adesso, arrotondiamo. Nemico grosso in avvicinamento. Nemico grosso in avvicinamento. No, ecco dove saluteremo Gioffredo. Ma dai, ma ti ci sei proprio lanciato contro, dai. Guerra. Povero Gioffredo. Credo che quello sarà il nostro prossimo obiettivo.
Immagino già che non aspettasse visite quest'oggi. Penso anch'io. Beh, visto che non aspettava visite, e allora dovrà aspettarne ancora un po'. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, vi ricordo che in descrizione trovate il link per trovarmi in live. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!